Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui tornati con la carriera di natura con Foggia Calcio. Stiamo facendo veramente bene, ma il Messina è sempre lì, che non perde una partita, veramente non ne perde una, meno a pareggiare una, no. E oggi affronteremo la Vibonese, Alpino Zaccheria. Andiamo a cambiare le magliette, formazione fatta, e noi ci becchiamo subito nel match. Benvenuti a tutti, ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Ciao a tutti da Fabio Caressa, insieme a me per la telecronaca di oggi, Luca Marchegiani. Ciao Fabio, buon divertimento a te e a tutti gli appassionati che amano questo grande sport. Del contropiede, vacca! Per Di Piazza, Matteo Di Piazza, attenzione, il bomber! Corre in avanti, però cerca un compagno. Sostenere l'azione, attenzione, Di Piazza! Vede Riverola! Riverola mette in mezzo Gerbo! Alberto! Gerbo! Foggia 1, Vibonese 0! Ma ancora un super Di Piazza e ancora un super Riverola che fornisce un assist spettacolare per Alberto Gerbo. Ti dico Cosimo, prova il tiro a giro, traversa, attenzione, Di Piazza è lì, Di Piazza, mamma mia, mamma mia, che sfortuna qui, ti dico, mamma mia. Comunque una Vibonese che tutto sommato la partita la sta facendo. Mattiglia non può essere pericoloso. Attenzione qui a Vibonese, mamma mia, attenzione qui. Prova la giocata nello spazio. Si dice vacca, forse meglio un intervento. Tutto regolare, a posto. Buonissimo, tutto regolare, male, che rischio, che rischio. E finisce ora il primo tempo. Mamma mia, una partita veramente, stiamo rischiando. Vai vacca, attenzione, bello qui. Attenzione, forse l'ultimo assalto. Può provare la Vibonese. Comunque, veramente, ha fatto una grande partita. E finisce così. Foggia 1, Vibonese 0. Complimenti comunque alla Vibonese. Veramente, non è venuta a Foggia per fare un'escursione. Si è giocata la partita a viso aperto. Ma non è bastato per la Vibonese a cercare almeno un punto. Trovare un punto. No, perché c'è il Foggia. Che, veramente, è in una forma smaliante. Adesso andiamo a vedere però il Messina. Vediamo, Verstappen 2, Fondi 1-0, Matera 3-0, Francavilla vince 4-2 a Monopoli, e adesso il momento della verità, 4-1, il Messina vince a Cosenza, veramente, non si ferma, è sempre lì, a meno 2, siamo a meno 2 dalla vetta, vabbè, adesso sarà veramente dura, perché un Messina così, non so a che punto vuole arrivare. Adesso vediamo, proseguiamo nel mercato, vediamo giorno delle trattative, c'è una notifica, attenzione, dovrebbero esserci svolte per Riverola, ecco qui, una modifica alle trattative per Riverola, più c'è un'offerta dal Twente per Tico, vediamo Riverola, 6.341.500 ragazzi, Riverola non è più un giocatore del Foggia come nella realtà, quindi abbiamo venduto. E ovviamente Chirico rifiutiamo qualsiasi cifra, rifiutiamo. E quindi purtroppo abbiamo avuto una grande perdita al centrocampo. Ma è giusto che sia così. Che come la realtà adesso deve. Vabbè, Chirico. Riverola adesso è ancora presente, ma alla prossima giornata non ci sarà più. Quindi adesso Gerbo sarà lì titolarissimo. Sicurello ovviamente lo voglio tenere perché. Dai, mi sta facendo impazzire quel ragazzo, veramente è fortissimo. E adesso andiamo alla ricerca di qualche altro giocatore, dai. Vediamo un po'. Ecco raga, qui nell'osservatore dei giocatori da seguire che sono molto interessanti, tipo questi, Filippo Augusto e Dorrans. Ragazzi, io dico di seguirli perché mi sembrano molto molto forti. Soprattutto quel Filippo Augusto che è giovane anche. Questo qui è, diciamo, d'esperienza, sto Dorrans. E adesso, ragazzi, vediamo. No, gol Messina! Scontro al vertice, ragazzi, finalmente!
è arrivato finalmente il momento della verità per scoprire se saremo noi la capolista. Abbiamo questa opportunità, dobbiamo sfruttarla. Mamma mia, una partita da dentro o fuori per capire veramente se siamo da serie B. Andiamo subito a fare la formazione. Chi non è un gerbo in forma, mettiamo il capitano. Mettiamo Angarsi, però un po' indeciso su questa formazione. Forse è meglio mettere Faber, che è in formissima, dice, e non l'abbiamo mai provato, quindi meglio lasciare così. Mettiamo Faber, Agnelli a centrocampo. E poi Angelo qui non mi sembra nemmeno in formissima. Forse è meglio spostare lo Iacono terzino destro e al posto di Angelo mettiamo Martinelli. Quindi aggiustiamo le magliette e noi possiamo andare a giocare questa partita. Attenzione qui Messina, cazzone, il tiro fuori, mamma mia, pericolo scampato. Siamo ancora il Messina, Martinelli spazza via, finisce il primo tempo 0-0, non riusciamo a creare occasioni da gol. Un Messina che fa veramente paura. Attenzione, che dico, subisce fallo, punizione, sicuramente c'entra Vincenzo Sarno. Mamma mia, un Messina veramente che mi sta mettendo in difficoltà, si sente che è capolista. Lo sta dimostrando anche. Sarno! Alta. Il Messina, lancio lungo. Beh. Come? No, vabbè, non ci credo. Ho anche skippato. No! Ma no! Siamo ancora vivi! Siamo ancora vivi! Attenzione, qui il Messina. No, oh, vabbè, dai, fermalo! Mamma mia, solo Messina! Dai, dai, proviamoci, proviamoci, non abbiamo fatto nemmeno un tiro in porta, Rubin! Attenzione, Rubin! Metti in mezzo! Tirico, Tirico, metti in mezzo! Di Piazza! Matteo Di Piazza, di Rapina! 0-1! Il Foggia c'è! Di Piazza c'è! Tutta Foggia c'è! Il Foggia ci crede! Tutti ci credono! Mamma mia! Con questo risultato il Foggia sarebbe capolista da sola! A un punto sopra il Messina! Mamma mia, sta pure prendendo il portiere! Una partita a cardiopalma! Attenzione, Faber! Si può provare anche l'ultimo attacco, se fa muoio! Invece, finisce così! Messina 0, Foggia 1! Il Foggia è ufficialmente capolista al comando della Lega Pro, girone C! Mamma mia! Una rapina! Una rapina! Ha giocato solo il Messina! E Di Piazza con un assist formidabile di Chirico! Mamma mia! Portiamo a casa i tre punti! E adesso, vabbè, delle altre squadre non ce ne frega niente! Il Messina l'abbiamo battuto! Vediamo, 54 punti! Poi il Messina 53! Finalmente, che bello! Fate gli screen! Lasciate un like! Lasciate... almeno 20 like per questo episodio. Finalmente il sorpasso è stato effettuato. Poi c'è il Matera 41, Francavilla 40. Mamma mia, mamma mia, che episodio bellissimo. Vediamo la prossima partita, sarà Catanzaro, Catanzaro Foggia, una trasferta ancora. Ci sono anche delle modifiche, le trattative per Felipe Augusto e Dorrans, che mi piacciono molto. Vediamo, andiamo subito a vedere però. 7 milioni, 4... Felipe Augusto si può fare, si può fare, vai, cerchiamo di ridurre il costo, ma secondo me molta probabilità che sarà un giocatore del Foggia.
Abbiamo anche Doran. Comunque ragazzi, l'episodio può finire qui. Mi raccomando, lasciate tanti like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo al prossimo video. Safo!